Il posto delle parole per raccontare di arte. Riprendiamo il nostro percorso dell'arte. Poi nei prossimi giorni saremo al Castello Visconteo Sforzesco di Novara per una mostra sul divisionismo, ma intanto noi siamo collegati insieme con il Castello di Rivoli, da dove ci sta ascoltando Karolin Christoph Bagarkiev. Buonasera. Buonasera. E grazie per essere insieme con noi per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, una mostra che è in scena fino al 2 febbraio 2020. Ma quando noi raccontiamo le mostre, è vero che le mostre durano diverso tempo, ma è sempre necessario andare il più presto possibile. Giuseppe Penone, Incidenze del vuoto, al Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo, in collaborazione col Castello di Rivoli e la Fondazione CRC, Cassa di Risparmio di Cuneo. Karolin Christoph Bagarkiev, questo appuntamento è sicuramente un appuntamento importante che fa ancora una volta sull'arte di Giuseppe Penone, punta l'attenzione, accende il faro sulle sue opere. Come è nata la collaborazione tra il Castello di Rivoli e la Fondazione CRC per realizzare questa mostra? La collaborazione con la CRC, che è una collaborazione molto felice, nasce dalla passione in realtà per l'arte contemporanea del presidente della Fondazione CRC, Giovanni Genta, che venne un giorno nel mio ufficio chiedendomi di collaborare, e questo incontra la volontà e l'intento del Castello di Rivoli stesso, primo museo d'arte contemporanea in Italia, aperto nel 1984, a agire e a organizzare mostre anche nel territorio piemontese e fuori dal nostro museo. Sebbene avessimo già molte volte collaborato con musei all'estero, dal Hermitage a San Pietroburgo alla Whitechapel a Londra, con Museo di Montreal, eccetera, e non era ancora avviato un percorso con il nostro proprio territorio, e avendo in collezione gli artisti dell'arte povera italiana, che come sa sono per lo più artisti nati e cresciuti in Piemonte, è stato molto bello arrivare a pensare di fare una mostra di Giuseppe Penone, peraltro nato a Garessio, quindi nella provincia di Cuneo, nella bella chiesa. Ecco, una mostra d'arte è comunque sempre un momento di attenzione, un momento estetico, un momento importante di attenzione, ma soprattutto credo proprio nel rapporto che c'è tra l'arte e Giuseppe Penone, è un momento di riflessione. Ecco, l'opera d'arte di Giuseppe Penone pone il tema della riflessione in una maniera fondante. Sì, assolutamente. Penone, che nasce nel 47, alla fine degli anni 60, è giovane ed è interessato alla scultura. Quindi è interessato anche ad un ambito assolutamente classico e tradizionale del fare artistico, del toccare i materiali, del scolpire, del riempire, del modellare, ma allo stesso tempo fa parte di una generazione di artisti estremamente rivoluzionari e radicali che hanno voluto allontanarsi dall'arte tradizionale, percepita come ormai troppo distaccata dallo spettatore e dal visitatore. E quindi la sua arte è anche quello che si chiama anche concettuale, cioè ha una componente riflessiva, è una forma di scultura, ma è anche una riflessione su che cos'è la scultura, che cos'è questo rapporto e questo incontro con la materia. Per dirne una proprio essenziale, per descrivere una sua opera, da giovane prese un pezzo di legno, diciamo quadrato, una trave industriale, e ha cominciato a scolpire attorno ai nodi, portando via materia, fino a rivelare praticamente
l'albero in una età più giovane di quella che si vedeva quando essa era una trave, cioè togliendo attorno ai nodi si rivela quella parte di ramo, nella forma stessa del ramo, che poi è inglobata dai successivi, diciamo, anelli dell'albero mentre cresce. Quindi era un processo di sottrazione di materia per rivelare la bellezza naturale dell'albero che c'era prima, non un aggiungere nel mondo qualche cosa, ma l'artista come qualcuno che rivela la bellezza che è già nel mondo. E in questo senso sta il significato dell'arte povera, il togliere per rivelare. E Giuseppe Penone lo fa attraverso la simbologia dell'albero, questo rapporto così particolare e straordinario nei confronti della natura. Oggi, quando osserviamo le opere di Giuseppe Penone, le osserviamo, e mi corregga Caroline Christo-Bacarchieff, in maniera necessariamente diversa da un po' di anni fa, perché oggi la parola albero assume un significato diverso, non solamente perché diventa opera d'arte, ma perché diventa opera forse di salvezza della terra. Sì, assolutamente. Penone partecipa al movimento dell'arte povera che alla fine degli anni 60 e negli anni 70 ha certamente portato l'attenzione a quello che oggi si chiamerebbe una visione ecologica del mondo e verso un mondo sostenibile, insomma, in cui non si distrugge, non si consuma tutta l'energia naturale, ma invece si entra in un equilibrio e in una sinergia con la crescita organica. E quindi certamente l'albero era per Penone un elemento essenziale sin dall'inizio, perché ha anche qualche cosa di antropomorfo, nel senso che è lì piantato, i primi alberi con i quali lavorava era proprio nella campagna attorno a Cuneo, erano anche abbastanza piccoli, quindi a statura umana. E poi questo albero oggi rappresenta la natura in pericolo, certamente, però la visione dell'arte povera, che è antesignana di un'estetica ambientalista, non è legata ad una idea troppo diretta di come salvare il mondo, cioè è sempre una forma d'arte di una grandissima poesia e essenzialità, e le opere nella chiesa di San Francesco a Cuneo lo rappresentano. Lì l'artista ha scelto proprio tre tipologie di lavori, un grande albero che è simile a quello che le ho descritto prima, ma è un albero di pino diviso in due, come tagliato a metà longitudinalmente e poi scavato all'interno per rivelare proprio questo spazio, diciamo, della crescita, come se si fosse rivelato la zona dove sarebbe il midollo di un corpo umano. E in questa opera monumentale, perché è un'opera che percorre, che si chiama Matrice per l'appunto, e percorre tutta la navata della chiesa, e vi è una parte proprio dell'altezza di un essere umano colata in bronzo, quindi ed è una forma in bronzo, un calco di questo vuoto, di questa interiorità dell'albero. E in fondo alla navata si trova l'abside, e nell'abside ha voluto porre un'opera chiamata Suture, che è fatta invece di terra contenuta in tre tubi che si collegano a triangolo, diciamo, come a formare una Y, che reggono invece delle forme metalliche che riproducono i luoghi dove si suturano le diverse parti del cranio umano, per cui è come la testa di questo essere vivente che abita la chiesa, cioè la mostra è tutta costituita come un gigantesco fantasma che abita questo spazio vuoto
della Chiesa e lo riempie. E se vogliamo, i gesti vegetali, che sono invece dei calchi del corpo umano, fatti con la cera e poi con il bronzo anche essi, sono delle figure che portano ad un immaginario in cui l'essere vivente, l'essere umano, si unisce e diventa corteccia, diventa albero. Questa mostra a Cuneo di Giuseppe Penone, Incidenza del Vuoto, porta con sé un calendario di visite guidate ed eventi che vorrei sottolineare in maniera molto positiva, perché è un corollario, un attraversare la mostra in un linguaggio veramente plurale, che fa di questa mostra ancora di più un essere singolare proprio per visitarla. Ci sono delle visite guidate, c'è attività per famiglie, per bambini, ci sono delle conferenze, c'è persino una domenica dove nel pomeriggio c'è una meditazione sensoriale. Essere albero, essere pietra, ecco. Questi appuntamenti, Caroline Cristo Bagarchiev, sono appuntamenti che destano attenzione soprattutto al pubblico che vuole avvicinarsi a respirare l'arte in una narrazione, così entra in una maniera molto più armoniosa a guardare e a dialogare con le opere di Penone. Assolutamente sì, e posso aggiungere che i visitatori possono anche vivere la mostra nella sua interezza venendo al Castello di Rivoli, perché in realtà è una mostra in due capitoli. Un capitolo è l'interno della chiesa a San Francesco e l'altro capitolo di questa mostra, intitolata Incidenze del Vuoto, è un albero chiamato Identità che l'artista ha voluto porre davanti al Castello di Rivoli, e che è costituito da un albero in bronzo nella parte sottostante e sopra lo stesso albero rovesciato in alluminio, e quindi con un colore molto più simile al cielo, più bianco. Questa dualità dell'albero rovesciato sopra se stesso è anche la dualità della relazione tra la chiesa di San Francesco a Cuneo e il Castello di Rivoli, per cui è venuto proprio dall'artista il volere creare sia questi momenti partecipativi che lei descrive, ma sia anche questo vedere la partecipazione in questo viaggio da Rivoli a Cuneo, da Cuneo a Rivoli. Una doppia presenza per questa mostra, ricordiamo, curata dal direttore di Rivoli, Caroline Cristo Bagarchiev, con l'assistenza di Giulia Coletti. Ora, vorrei, a chiusura di questa conversazione, Caroline Cristo Bagarchiev, toccare un tema che per lei è importantissimo, ovvero quello della curatela. Ecco, lei, direttore di un museo come quello del Castello di Rivoli, presta un'attenzione maniacale proprio alla cura, proprio perché attraverso la cura della mostra si esprime una personalità da una parte dell'artista che viene rappresentato, ma una si esprime anche la personalità e il carattere di chi cura per l'appunto questa mostra. Ma lei non ha posto una domanda e quindi non so bene come commentare, ma senz'altro mi lusinga in quello che dice una cosa molto bella. Sebbene per un curatore l'importante è l'invisibilità alla fine del processo. Senz'altro la maniacalità c'è, ma questo viene anche dalla lezione degli artisti dell'arte povera stessi, che costituiscono buona parte della nostra collezione di arte, quindi le opere di Pistoletto, di Paolini, di Boetti, di Zorio, di Anselmo, di Mario e Marisa Merz, eccetera. Sono artisti che mi hanno insegnato molto, cioè insegnano che l'opera non è un oggetto autonomo, una cosa che si mette lì, un quadro, una scultura, ma è nella relazione con lo spazio e con lo spettatore. E quindi se un fascio di luce entra da una finestra o meno nella mostra, cambia il senso della mostra, tant'è vero che
per questa mostra di Penone abbiamo aperto tutte le finestre che erano state chiuse per restaurare lo spazio della chiesa di San Francesco, un spazio espositivo polivalente da usare per qualsiasi mostra, ma era importantissimo che ci fosse una luce naturale. Non ci sono fogli di carta che possono essere danneggiati da un eccesso di luce, e l'albero ne è solo felice se qualche raggio gli va sopra. Per cui una cosa che il visitatore non noterà, ma che esprime quella magnanimità, non noterà come con la coscienza, ma nota con la sensibilità, è però frutto di quello che lei sta chiamando una maniacalità curatoriale, che è quella di accogliere le opere. Le opere possono essere infelici, essere tristi, voler essere altrove, e invece le opere possono essere felici e essere accolte dal mondo, dallo spettatore, ma anche dallo spazio, in maniera adeguata a essi. Un po' questo penso. Lo scopo del castello di Rivoli, sotto la direzione di Caroline Christobagher-Kiev, è stato ed è e sarà quello di creare questo modello di museo nuovo in cui l'arte, che rappresenta il passato ma non solo, viene attraversata dalle prospettive di sguardo contemporaneo. E questo forse una delle particolarità della sua direzione, Caroline Christobagher-Kiev. Sì, lo sguardo contemporaneo è a fondamento del nostro museo, perché siamo forse l'unico palazzo storico che è dedicato esclusivamente all'arte contemporanea nel mondo oggi. E gli affreschi e le sale al castello sono certamente storici e belli, ma non sovraccaricano lo spazio al punto da non accogliere le opere contemporanee, e gli artisti contemporanei tendono ad amare molto questo contesto, che non è neutrale, non è un luogo di pareti bianche, white cube, ma è connotato da tutta questa storia, dall'epoca di Juvara, ma anche prima di Castellamonte, grazie al restauro di Andrea Bruno, grande restauro che di una grande discrezione ha reso diciamo contenitore perfetto per l'arte contemporanea. Gli artisti dell'arte povera, che sono coloro che forse sono l'anello di congiunzione con il museo e con la nascita del museo, perché erano a Kassel, partecipavano alla mostra Documenta 5 e nel 72 di Zeman, e poi Documenta 7 di Rudi Fuchs nel 82 addirittura, sono stati alla radice del volere creare uno spazio per la contemporaneità. Certo, oggi sono persone anche anziane, sono gli artisti sì più maturi che ci sono in Italia oggi, e quindi è diverso l'approccio, perché noi e loro accogliamo anche tutte le generazioni successive, e quindi la mostra di Michael Rakowitz adesso in corso, la mostra di Ed Atkins, eccetera. E la linea è sempre quella di scegliere artisti internazionali e nazionali che dialogano però con una filosofia di fondo, che è quella, diciamo, espressa da questa rottura fondamentale estetica e storico-artistica che accadde con quella generazione alla fine degli anni 60 a livello mondiale. Qui c'erano gli artisti dell'arte povera, ma altrove gli artisti della land art o della minimal art o del post-minimalism o del concettuale, tutti i vari movimenti, diciamo, che sono emersi in quel momento storico, e che focalizzavano sulla importanza della fenomenologia dell'esperienza. È una parolona, ma era un momento in cui si voleva la verità e l'autenticità e un senso di realtà,
Allora, che cosa vuol dire essere in un posto in un momento preciso? Questa è una domanda estremamente importante oggi, ancor più di allora, ma è una domanda fondamentale nell'era della rivoluzione digitale in cui viviamo sempre in maniera differita attraverso i nostri smartphone, eccetera. E quindi la problematica dell'essere qui e ora è quanto mai urgente, e questo è il luogo in cui l'arte, ma anche la filosofia, anche la poesia, la letteratura, il cinema, ma è il luogo in cui siamo portati come esseri umani a sviscerare queste problematiche. Ogni volta che c'è una rivoluzione scientifica o tecnologica, basti pensare a quella copernicana e allo sviluppo del manierismo, o a quella industriale e allo sviluppo di Van Gogh e Goncine e di tutto quello che poi è stato l'espressionismo, che reagiva all'accelerazione della innovazione tecnologica attraverso un ripensamento di alcune cose fondamentali dell'esistenza, per cui l'arte ha questo compito. Non so se è un compito, è un privilegio forse, non so. È un privilegio e anche una grande responsabilità. Lei poco fa parlava della fenomenologia dell'esperienza estetica, mi è venuto in mente il libro di Michel Dufresne a proposito proprio di questa esperienza estetica che è necessario conoscere. Giuseppe Penone, Incidenze del vuoto, in mostra a Cuneo, alla Fondazione CRC, al Complesso Monumentale San Francesco e ovviamente al Castello di Rivoli. Ricordo che sabato 23, domani, visita guidata in mostra con la curatrice Caroline Cristo Bagarchieva a partire dalle 15:30. Però prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni, Caroline? Questa è una domanda tranello. Ma no, ma perché mai? Io ho almeno 5-6 e in realtà in questi giorni ho finito di scrivere un libro, per cui in questi giorni ho letto ben poco. Ho finito il libro su Henri Sala, che è un artista contemporaneo. Devo dire che ho tirato fuori sia il vecchio Merleau-Ponty, la fenomenologia dell'esperienza, per una citazione che mi serviva. Ho tirato fuori un libro di Richard Sennett su l'importanza dell'artigianato e della mano d'opera. E poi ho tirato fuori, credo, la siliconizzazione del mondo di Eric Sadan, che è uscito da poco in Italia, per Einaudi, se non sbaglio. Quindi una pluralità di interessi, ovviamente. Lei ha citato Henri Sala, che tra l'altro era in mostra anche al Castello di Rivoli. Sì, assolutamente, è il libro che segue infatti la mostra. Certo, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato Caroline Cristo Bagarchieva. Grazie, buona serata. Grazie, buonasera, grazie.